Salve a tutti e benvenuti nella mia Scrap Room! Io sono Sandra e oggi vorrei parlarvi di questo nuovo strumento della Wire Memory Keepers, il Disc Punch. Lo metteremo anche a confronto con il Punch The Happy Planner. Curiosi di scoprire questi due strumenti? Allora venite con me! Prima analizziamo lo strumento e dopo lo mettiamo a confronto con il Punch The Happy Planner. Apriamo la confezione. E subito a prima vista notiamo delle somiglianze con gli altri Cropadile, ovvero i Corner Chomper. Io ne possiedo due, ma in commercio ne esistono anche altre versioni di differenti dimensioni. Abbiamo una levetta che serve a bloccare e sbloccare lo strumento, quindi abbassando la leva abbiamo lo strumento aperto. Per chiudere semplicemente schiacciamo, rimettiamo in posizione e richiudiamo. Lo strumento è dotato di una guida. Sulla guida abbiamo una misurazione e anche il segnetto del taglio a funghetto che fa questo strumento. Nella parte centrale abbiamo innanzitutto uno sportellino, diciamo una sorta di serbatoio che possiamo aprire e andiamo a svuotare quando abbiamo tanti residui di carta, e questa è una caratteristica comune a tutte le Cropadile. Guardate, e qui abbiamo il serbatoio. Richiudiamo. Abbiamo un indicatore della parte centrale del foro. Questo strumento, come tutte le Cropadile, ci consente di tagliare e materiali di rilevante spessore, come ad esempio stoffa, cartone, pelle, alluminio e plastica. La possibilità di tagliare materiali di rilevante spessore è la caratteristica che mi ha portato all'acquisto di questo prodotto. Se vi ricordate, nel video in cui vi avevo mostrato questo mini album con le foto del quarto compleanno di mia figlia rilegato con la rilegatura a dischetti, vi avevo parlato proprio del limite del punch della The Happy Planner, che consente di fare dei 9 fori contemporaneamente, ma possiamo tagliare solo 3 fogli per volta. Il punch invece della Wire Memory Keepers supera questo limite e quindi ci consente di forare anche elementi di rilevante spessore, come ad esempio il cartone. In questo caso abbiamo un cartone vegetale da 2 mm. Guardate com'è semplicissimo forare. Inseriamo il cartoncino, schiacciamo. Ed ecco che abbiamo il nostro foro. Possiamo subito notare le due differenze principali tra i due strumenti. Un singolo foro e la possibilità di tagliare più materiali, e 9 fori contemporanei e la possibilità di tagliare al massimo 3 fogli. Queste sono le prime caratteristiche dei due strumenti. Ma adesso vi faccio notare una differenza nel foro. Prendiamo 2 cartoncini. Allora, posizioniamo il primo cartoncino all'interno del Punch The Happy Planner. Semplicemente schiacciamo ed ecco che contemporaneamente abbiamo più fori. Poi facciamo lo stesso con il Punch della Wire Memory Keepers. Foriamo, facciamo 2-3 forellini. Mettiamo a confronto i fori. Come vedete, il Punch The Happy Planner fa un taglio leggermente più spesso, mentre il Punch della Wire Memory Keepers taglia leggermente più sottile. Questo non compromette l'utilizzo contemporaneo e complementare dei due strumenti. Infatti, se noi andiamo a sovrapporre i due dischetti, quindi i due fogli, notiamo che possiamo, innanzitutto, lo spazio tra la distanza tra un foro e l'altro è identica e non è compromettente, diciamo, non è compromesso l'utilizzo contemporaneo. Quindi possiamo
forare ad esempio la copertina con il punch della We Memory Keeper, se i singoli fogli con il punch d'Happy Planner, soprattutto perché il vantaggio di questo strumento, nel caso in cui andiamo ad esempio a creare degli album, delle agende, dei progetti con più fogli, la velocità di esecuzione, perché contemporaneamente possiamo fare 9 fori, quindi è uno dei vantaggi di questo strumento. Vi faccio anche vedere come taglia agevolmente la pelle. Guardate un po'. Possiamo sbizzarrirci con le copertine. In commercio troviamo tantissimi dischetti di varie dimensioni, di vari colori. Questi sono i più larghi. Questa rilegatura si presta benissimo ad esempio alle schede di Project Life. Semplicemente prendiamo il nostro cartoncino, in questo caso andiamo a fare un singolo foro, partiamo da questa parte, tagliamo e andiamo ad aggiungerlo al librettino che avevo fatto in precedenza. Il vantaggio di questo tipo di rilegatura è proprio la possibilità infinita di aggiungere delle pagine, quindi se dimentichiamo qualsiasi abbellimento, qualsiasi foglio, possiamo aggiungerlo in un secondo momento. Anche il punch the Happy Planner è dotato di un serbatoio. Guardate un po', andiamo semplicemente a rimuovere questa parte sottostante ed ecco che andiamo a togliere tutti i residui di carta. Semplicemente rischiacciamo e richiudiamo il tutto. Queste sono le caratteristiche principali di questi due strumenti. Ovviamente, a seconda delle vostre esigenze, potete scegliere uno o l'altro prodotto, oppure, come nel mio caso, potete utilizzarli in contemporanea perché sono assolutamente complementari tra loro. Vi consiglio di guardare il video che trovate proprio qui accanto, ho dei consigli per voi. Piaciuti questi due strumenti? Avete già un preferito tra i due? Io li utilizzerò entrambi, ma se proprio dovessi scegliere, mi sa che sceglierei il punch della We Memory Keepers. E voi? Fatemelo sapere nei commenti. A presto! Ciao ciao!